Eccoci qua finalmente. Avevamo promesso di fare questo show, il Lost Boy Show, ma siamo un po' in ritardo, ma ci siamo nella migliore delle occasioni, ovvero sotto Halloween. E quello che vedete è la mia partner di scrittura, Ciao. Alberica Sveva Simeone, che io chiamo Sveva per semplificare. Ben arrivata Grazie, grazie. sul mio canale. Hai visto, ho messo anche il logo nostro personalizzato, quello, no, non lo vedi, te lo dico io. Simeone Girola, scrittori, insomma, adesso ci diamo delle arie così, Assolutamente. come è giusto che sia. Come stai, innanzitutto? Reduce dal Covid. Infatti, Sì, sono una bella stati esperienza. 11 giorni intensi. Più Un'esperienza horror, direi, da quello che mi o hai meno, sì. raccontato, Più più o o meno. meno. Vabbè, dai, festeggiamo almeno la negativizzazione con Sì, infatti. E poi è questa proprio di oggi, quindi va bene, insomma. cosa fresca fresca, meno male. Sì. Perché stare in casa così a lungo deve essere veramente micidiale. Mamma mia. Hai visto Terribile, qualcosa di terribile. bello nel mentre? Qualche film? Ho visto The Watcher e ho finito di vedere con molto ritardo l'ultima stagione di The Boys Ah, ottimo. e adesso sto vedendo un'altra serie di cui non mi ricordo mai il titolo, forse tu mi puoi aiutare, Quella quella su con Nicole. con Nicole Kidman, quella che mi dicevi. Ok. Esatto, Che però è sì. di genere comedy thriller. Da dire la verità, perché sembrava molto inquietante come era presentata, in realtà di inquietante non ha nulla, quindi anzi più va avanti e più a parer mio diventa noiosa, però ormai ci sto, voglio vedere come finisce. Certo. Una volta che inizi, devi anche Esatto. finire. The Watcher, ne hai parlato su Instagram, invece è già meglio. The Watcher a me è Concordo, piaciuto. perché l'ho visto anch'io e non è male, non è male, infatti. E poi sono usciti tanti film a tema che io non ho ancora visto, tranne uno o Neanch'io. due. Infatti, noi oggi citeremo una breve lista di film essenzialmente vecchi, però sempre validissimi per Halloween. E Assolutamente sì. poi alla fine vi presenteremo la nostra creatura di Halloween, che non è il mostro di Frankenstein, ma è una bella cosa da leggere. La prima di una collaborazione che si spera durerà. E non solo perché. Assolutamente. Esatto. Anche questo show abbiamo intenzione di portarlo avanti. Abbiamo già tre o quattro argomenti da discutere. Insomma, seguiteci e speriamo di fare bene. Casomai ce lo farete sapere, Del insomma. nostro meglio. Del nostro meglio, sì. Sì. Sicuramente non del nostro peggio, perché se ci No. mettiamo a dare il nostro peggio possiamo battere ogni record. Allora, film di Halloween. Io ho fatto una lista molto professionale, voglio far vedere la mia professionalità. Grande. Cioè, abbiamo fatto una lista molto Esatto. professionale. Breve, ma secondo me essenziale, insomma, per Sì, questi sì. giochi. Allora, vuoi iniziare tu con uno dei tuoi preferiti? Allora, io direi Shining come prima cosa. Shining Dici poco. perché secondo me l'ambientazione, la storia, questi poteri così inquietanti, se vogliamo, questo hotel così bello all'apparenza, ma così poi in realtà spaventoso. Sì. Se lo si vive a fondo, secondo me è perfetto per questo periodo. È uno dei film più riusciti del Assolutamente. genere horror, se vogliamo. E quindi E come anche fai a non metterlo, no? certo. Dentro una lista di Halloween? È uno dei primi, secondo me, da Sì. citare. È anche uno di No? quei pochi che fa paura, anche secondo me, fa paura. Cavolo, assolutamente sì, soprattutto quando lo vedi la prima volta. Anche un Esatto. po' quando lo rivedi, Ma ci sono indubbiamente. alcune scene, le gemelline, che fanno sempre il loro Sì, effetto. come no, come no. Anche la scena della vasca, beh, ce ne sono tante di scene. Poi tu No, come me non è che sei facile a spaventarti comunque. no, neanch'io. Pensa, quando ero più piccola, l'unica scena che non riuscivo a guardare di Shining era proprio l'ultima.
Ora io non vorrei spoilerare, ma insomma non credo ci sia più nessuno che ormai non l'abbia visto. Però insomma, Esatto. diciamo, l'ultima inquadratura su Nicholson era una cosa che io non riuscivo a guardare proprio. Io sapevo Addirittura che arrivava e intanto facevo così, perché coprivi gli occhi. proprio non... Sì, non lo so perché, non me lo chiedere. Guarda, io sta cosa ti faccio ridere, la facevo, vabbè, da molto piccolo col fantasma della biblioteca di Ghostbusters, appunto. Ma davvero? Quando saltava fuori, beh, avevo 10 anni, però non riuscivo a vederla quando si trasformava, no? Poi una Chissà. commedia, però da piccolo, insomma, faceva il suo effetto, ecco. Hai visto anche il Dottor Sleep, il seguito, per Sì, caso? l'ho visto e non mi ha fatto dispiaciuto. Io Non mi neanche a ha me. fatto dispiaciuto. Ti dirò, pensavo molto peggio. È vero, io ho letto delle stroncature, invece a me ha lasciato soddisfatto, tutto No, io sommato. anch'io ho letto delle recensioni poco gradevoli, però ti dico la verità, soprattutto la parte appunto in cui tornano all'Overlook Hotel, io l'ho trovato ben fatto, sinceramente. Sì, Sì, mi sì, aspettavo proprio un film di serie B, invece no. Ti dico che no. adesso non è che lo vorrei rivedere stasera, però se dovesse capitare occasione, magari me lo rivedrei Lo anche volentieri, tutto sommato. sì. È anche uno dei film pochi, forse Shining, che è più bello del libro, pur gradevole, secondo me. Non È so se vero, vero. è vero, è Se vero. sei Indiana Doc, puoi dare un giudizio definitivo. Beh, diciamo che a parer mio è anche un po' più dinamico, perché il Sì. libro in alcuni punti è molto, molto Sì. prolisso, è molto, molto lento, per quanto sia bellissimo. A me è piaciuto tantissimo Shining. Sì. Però il film è un'altra cosa. Io capisco che a King non sia piaciuto affatto per tutta una serie di motivi, anche e soprattutto la trasposizione di Jack Torrance, lui non l'ha proprio digerita, da una parte è giusto, però è un capolavoro, Sì, non si può negare assolutamente. questa cosa. Tra l'altro, King sostiene la miniserie che avevano fatto, che invece è abbastanza inguardabile. Non so se te la ricordi. Ok, te la ricordi. Mamma mia! Vabbè, Una ma roba. King, allora, con tutto l'amore che io ho per King, se scrive va bene, ma se si Basta. mette comunque a dare giudizi sul cinema No, no, è meglio di ricordiamo il no. film che ha girato, che è Brivido, cioè, io lo guardo per affetto, però Anch'io. è terribile, però. Ecco, Ma infatti tu fai caso, no? Quando esce un nuovo libro horror spinto dalle case editrici big, spesso ormai è consuetudine mettere in un pezzettino di. In un angolino di cover, io non so, un libro particolarmente spaventoso, Stephen King sotto, no? Perché ormai ti fa Ormai fanno vendere questo giudizio. Hai visto mai un giudizio di King su qualche film? Su qualche locandina? No. no, in effetti no, in Se effetti ne ci guardano bene, sarà un giustamente. motivo, dici tu, sì, è vero, è Esatto. vero. Faccia lo scrittore, no? Che è bravo a farlo, anche se gli ultimi romanzi sono, beh, l'ultimo lo stai leggendo tu, magari ne Lo sto parleremo. leggendo io molto a rilento perché mi prende fino a un certo punto, ti dico la verità. Ok, beh, sono anche 700 pagine, no? So, Sono so, alla fine. sono, mi pare 500 e qualcosa, più o meno, uno sproposito proprio. So di fenomeni che l'hanno letto e recensito in un giorno, veramente bravi, io non ce la posso fare. Io, vabbè. Ciò detto, passo al mio film, se ti va, il mio primo film, io citerei Suspiria, Suspiria di Dario Argento, che mi sembra adattissimo per Halloween perché ci sono le streghe. E la strega, tu che hai scritto un racconto sulle streghe, Sì, un'antologia sì. di scheletri, poi vi mettiamo tutti i link qua sotto, di tutte le robe che dovete comprare. Certo. E tu che hai scritto appunto un racconto sulle streghe, sai quanto sono potenti come archetipi, soprattutto ad Halloween, appunto. E a me Suspiria, ecco, un altro film che mi ha fatto paura la prima volta che l'ho visto, anche la seconda, per le atmosfere, per i giochi cromatici, per tutta una serie, il respiro della madre, cioè, Mamma mia, mamma mia. veramente, per me è il film più bello di Dario Argento, ancora più di Profondo Rosso, che comunque è molto bello. È più bello Suspiria, però a me personalmente ha spaventato di più Profondo Rosso. Ti ha spaventato di più? Madonna, Profondo Rosso è l'unico film che io non riesco più neanche a guardare, perché ogni volta che lo vedo l'avrò visto decine di volte
Puntualmente poi è complicato mandar via la musichina, è complicato non immaginarmi la vecchia maledetta nascosta dietro le porte. No, Profondo Sì. Rosso per me è un trauma. Beh, del resto lo ritengono il suo capolavoro. Sì. Peccato che gli ultimi film, io l'ultimo non l'ho ancora visto, ma quelli precedenti sono abbastanza Tremendi, guarda, inguardabili. tremendi. Mi prendo le responsabilità, però sono inguardabili. Cioè, Peccato, sì, peccato. peccato, sì. Però ecco, Suspiria sì, ho visto anche il remake che è bellino, ma perde secondo me tutta appunto l'atmosfera che poi forse era tipica di quegli anni, anche un po' A me non è irreprensibile. piaciuto il remake. No, è vero, no. No. Non è paragonabile. Fosse stato un altro film con le streghe, forse l'avrei apprezzato di più. Sì, potevano fare un'altra cosa. Poi la parte finale del remake è imbarazzante, secondo me, poi non... No, no, vabbè, non è un... È trash. Esatto, sì. Non è affatto eccezionale, diciamo. È bello se non fosse appunto un remake, diciamo, ma però non si dice da bravo scrittore. Però, ecco, tu me lo poni come remake di un capolavoro e già a me, non perché sono prevenuto, ma ho aspettative molto alte che vengono tradite Sì. puntualmente. Esatto. Sì. E comunque, ecco, questo lo consiglio io per Halloween, assolutamente. Ti ripasso parola. Allora, un altro film che secondo me, diciamo, si presta bene in questo periodo è Rosemary Baby, che è un film che io adoro, come saprai, che ha ispirato poi il romanzo che ho scritto. E che anche lì per l'ambientazione in questo palazzo con queste persone, no? Apparentemente tutte molto gentili, tutte molto cortesi, i vicini ideali in teoria, no? Poi però scopri realmente che cosa nascondono e rimani proprio scioccata perché non te lo aspetti, specialmente quando lo vedi la prima volta, a meno che tu non abbia precedentemente letto il romanzo, che tra Esatto. l'altro è anche un romanzo non horror. Il No. romanzo è molto più comedy, se Sì. vogliamo. Io almeno quando l'ho letto è stata questa l'impressione che ho avuto, sinceramente. Sì, il film è Una molto commedia noir, ecco, sì, mettiamo. sì, sì, sì. Però il film è stupendo, il film è un altro capolavoro che non puoi ignorare assolutamente. Anzi, se qualcuno non l'ha visto, che lo vedesse perché veramente merita tantissimo, Sì, tantissimo. concordo. Anche lì c'è tutto questo poi retroscena, diciamo, adesso non credo di spoilerare, ma di stregoneria, satanismo, quindi un altro film Sì. particolarmente adatto. Perché qui vorrei fare un piccolo inciso, ne avevamo discusso io e te, no? Il film horror è una cosa, il film horror per Halloween secondo me deve È un'altra cosa, è vero. avere... delle peculiarità, cioè io per esempio i film di Romero che adoro, però non li ritengo propriamente film per Halloween, per No, no. fare Come un invece film tipo Venerdì 13, io non ce lo metterei, sinceramente. no, infatti neanch'io, no. Al limite Halloween perché proprio si intitola Halloween, Sì, quello sì. però sì, però Venerdì 13, io avevo pensato anche Nightmare per esempio, ma poi l'ho tolto perché anche quello si adatta sì e no. Si è adatta sì e no, insomma, per Sì. come la vediamo noi, insomma. Per esempio, appunto, al posto mamma mia, di Nightmare, ho scelto Il Corvo, che è un Bello. po' particolare, però è ambientato nella notte di Halloween e comunque... È un film che, cioè, ha forgiato una generazione. Io mi ricordo quando l'ho visto, ero in prima università, credo, primo anno, ed era la passione di tutti. La passione. Bellissimo, Bellissimo, sì. Poi... bellissimo proprio, girato benissimo, anche lì, anche quest'aria sempre cupa, riprende anche molto bene il fumetto, è proprio bello, 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 bello. Un Fumetto lo peccato leggerò. purtroppo legarlo alla morte di Brandon Lee perché è inevitabile, Forse però. questo ha cresciuto anche la leggenda del film, diciamo, purtroppo. Sicuramente, Sì, sicuramente. sì, sì. Perché Sì. poi un film che parla comunque di un ragazzo che torna dalla morte e poi l'attore muore, insomma, proprio veramente è Ne una hanno cosa. fatto il loro cavallo di battaglia, purtroppo, Sì, quindi. è vero, è vero, è vero. Poi purtroppo devo dire che hanno fatto anche dei sequel che io ne ho visti anni fa, credo su Italia 1, ed erano delle cose veramente brutte, 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 brutte. Cioè,
era un film che non meritava sequel, secondo me, No, è vero, è vero. era ottimo così. E poi, vabbè, sì, è veramente uno dei film più citati, le Sì. frasi più memate, come dicono quelli Come bravi su no? Sì. Sì. Instagram. Sì, veramente bello, veramente bello. Bello. Non è forse un horror, è un No. thriller soprannaturale, chiamatelo come Beh, sì, è un volete. film cupo comunque, molto cupo. Sì. Però ecco, è ambientato proprio nella notte di Halloween, Di quindi Halloween, sì. io lo consiglio assolutamente, ma credo che tra i miei 1.000 follower l'abbiano visto tutti. Però sai, magari quelli giovani giovani non ancora. Quindi recuperatelo, ecco, Scopritelo recuperatelo. assolutamente. È un Sì, film che sì. va visto. Ascoltate noi ragazzi un po' più maturi, come direbbe Silvio. Diversamente giovani. Sì. Questi ragazzi un po' attempati, io cito sempre il Presidente. Esatto. Esatto. Ti ripasso parola, ti ripasso. Sì, guarda, allora un altro film che secondo me, anzi forse il film per eccellenza di Halloween, secondo me è Il mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton. Ebbene, ebbene. Perché sì, perché se l'hai visto, come spero che tutti abbiano fatto, non c'è neanche bisogno di spiegare il motivo, voglio dire, soltanto la fotografia Esatto. ti richiama Halloween, è bellissimo. Io penso sia sì, il film di Tim Burton che ho amato più di ogni altro. È bello, l'interpretazione di Johnny Depp è fantastica, secondo me, mi fa ridere da morire ogni volta che lo guardo in faccia in Sì, quel film. sì, sì, sì. Veramente, veramente ben fatto, una trasposizione notevole della storia classica, stupendo, stupendo, guarda, veramente l'avrò visto tantissime volte, considera che l'ho visto 3 volte solo al cinema, Ah, perché proprio è addirittura. stato un colpo di fulmine per me. Aspetta, Quindi magari mi rientra fermo. proprio nei miei film del cuore, adesso a parte Halloween, comunque Sì. Ecco, rientra nei miei film del cuore, Sleepy Hollow, stupendo. secondo me rappresenta proprio l'atmosfera anche di Halloween, anche Sì, perché è sì. appunto anche un po' giocoso, Sì. È è dark, ma è irriverente, sarcastico, è irreverente. tetro, è inquietante. Ce l'ha tutte, insomma. Sì, Spaventa esatto. quando deve, Sì. tra virgolette, perché poi non è un Sì. horror. No, Però, no, no. insomma, il suo lo fa, voglio dire. Quindi è in Esatto. puro stile Burton. Per Sì, il miglior Burton, proprio, probabilmente. me Concordo sì, per me sì. con te, sì. E noi, faccio un'anticipazione, ci siamo anche un po' ispirati a Burton per replicare le atmosfere di ciò che abbiamo scritto, comunque. Quindi dopo ne parliamo, però quelle atmosfere, appunto, un po' anche, se vogliamo, irriverenti, molta magia, molto weird, insomma, Sì. dopo ne parliamo. Però ecco, personalmente è stato uno dei miei punti di riferimento, ecco. Sì, no, no, ma sono d'accordo, assolutamente, assolutamente. Invece io devo passare a un film invece molto cupo, The Witch, che non so se tu l'hai visto. Mi L'ho visto, dicevi l'ho che visto. l'hai visto, Sì. ok. Questo è veramente un film bello, ma cupo, non Molto. aspettatevi ironia, niente, proprio un film sulla scoperta del nuovo mondo, la colonizzazione del nuovo mondo da parte di questi pellegrini, chiamiamoli così, che però incontreranno, vabbè, adesso spoilerò un po', se no posso spiegare, incontreranno le streghe come se le immaginavano però quegli anni lì, quindi che fanno i sabba nella foresta, il sabba finale, piccolo spoiler, è veramente una delle cose più inquietanti che ho visto nei film horror Vero. moderni, che è una cosa che ti rimane impressa. Secondo me è un ottimo film, anche qui, mi ripeto, stregoneria, quindi Halloween, tutto perfetto, direi, per una visione Sì, al buio assolutamente. nella notte di Halloween, se siete a casa, ecco, questo film qua fa paura, cioè comunque mette una sana inquietudine. Sì, ah, guarda, tanta, tanta, tanta. Sì, Vero. sì. Ed è uno dei pochi film moderni che fa paura, perché ti ripeto, ultimamente fanno molto jump scare, quindi ti fanno fare il salto sulla sedia, però via di lì la trama in sé magari non ti colpisce, non ti incide dentro, non so come Sì, dire. perché è poca roba poi. Esatto. Ripasso la palla a te, ci siamo quasi. Esatto. Rimaniamo in tema streghe e io metto The Blair Witch Project, che Caspita, dici un po'. secondo me
C'è chi non l'ha capito il film perché non a tutti è piaciuto, ma Giusto. secondo me è un film che merita davvero tanto. Già solo per l'operazione di marketing che si sono inventati attorno alla pellicola, già merita applausi scroscianti. Però secondo me è ben fatto. Quest'idea appunto di girarlo con la telecamera a mano, che all'inizio ti fa venire il mal di mare, però poi ti abitui. Il fatto che per tutto il film tu aspetti che succeda qualcosa, in realtà, adesso forse anch'io rischio di spoilerare, ma pazienza, in realtà non succede poi molto, per non dire quasi nulla, però il film ti mette paura comunque, anche se non succede quasi nulla. A me ha messo paura comunque. Perché? Perché risulta inquietante, è molto ansiogeno. Come film Assolutamente. ci sono Poi non... riusciti in pieno. Tu l'avrai visto al cinema come me, Sì, immagino. sì. Al E non cinema ho fa mai paura. visto un cinema così pieno È come per vero, The Blair Witch Project. All'epoca non c'erano le sedie numerate, le poltrone no. numerate, quindi entravi e ti sedevi dove volevi. C'era gente seduta in mezzo al corridoio, davanti sotto lo schermo, seduti per te. Era pieno. Io non ho mai visto un cinema così pieno, credimi. E molta della gente che c'era, poi quando il film è finito l'ho sentita lamentarsi, l'ho sentita dire: ah, ma che è questo schifo, perché è finito così, ma che finisce così, ma così deve finire, Invece il perché un finale è film è girato con particolare. la telecamera a mano, se succede quel quid, il film deve finire così. Esatto. Esatto. Ma poi il finale è veramente inquietante, anche in quel non mostrato che poi ci sono nate delle teorie, se tu vai a vedere su internet su cosa può essere il finale, cioè è bello anche quello, secondo me. Tra l'altro tu giustamente hai citato l'ottima campagna di marketing fatta al film in un periodo in cui internet quasi non esisteva, si può dire. Cioè, Geni, dei geni assoluti, guarda, veramente. assolutamente. Sì. Film notevole, l'ho rivisto anche a casa e mi ha fatto comunque effetto anche a casa, devo Sì. dire che ha un suo perché, assolutamente sì. Assolutamente. Assolutamente sì. Manca solo un film, credo mio, giusto? Penso di sì. E cito il mio film di Halloween che tutti gli anni ripropongo sui social, quantomeno il jingle, Halloween 3, che è l'unico Halloween che non c'entra una mazza con Michael Myers, infatti è il mio preferito. Perché è un film che nasce proprio come uno spin-off, quasi che appunto non ha nulla a che spartire con la trama di tutta la saga. Però anche lì c'è la stregoneria celtica applicata alla tecnologia, perché comunque questa fabbrica che fabbrica delle maschere di Halloween intrise però del sortilegio per trasformare i bambini in mostri durante la notte di Halloween, ecco, io ho trovato una genialata. Poi c'è il jingle che fa veramente paura ed Vero, è bello, vero. io ripeto, condividerò anche quest'anno puntualmente sui social. E purtroppo anche qui so che i fan di Halloween, la saga, non lo apprezzano No, non particolarmente. molto, è vero. No, no, no. Perché appunto non lo riconoscono come parte di un progetto che in realtà io ho letto che nelle origini dovevano essere un film diverso ogni anno, intitolato Halloween, ma non Ma seriale. dai, non lo sapevo, Sì. sai. Invece doveva essere così. Poi però tutti richiedevano sempre il ritorno di Myers e allora alla fine hanno abbandonato questa cosa. Giustamente. Però per me ecco, il film perfetto di Halloween è Halloween 3. Che con tutti magari i suoi difetti, tutto quello che vuoi, però film proprio anche lì con l'atmosfera giusta, con tutto quanto che funziona per questa occasione qui, insomma. Quindi magari me lo rivedrò anche quest'anno, insomma. Dai. E così abbiamo esaurito la lista di film e ora vi introduciamo piccolo spazio pubblicità nostro. Perché noi, tanto già lo sapete perché l'avete visto sui social, ma noi ve lo ribadiamo, abbiamo scritto un racconto lungo, una novelette, che è già disponibile su Amazon. Io vi mostro se si vede perché c'è un riflesso pazzesco. Comunque, vabbè, vi posto il link qua sotto, la casa sospesa sul nulla. Abbiamo scritto io e questa signorina qua, insieme, in un periodo tra Covid e quant'altro, veramente abbiamo fatto i miracoli. Io ringrazio Guarda, comunque. me lo dico da sola, guarda, veramente, me lo dico Ma da no, sola. La abbiamo fatto. notte tra tosse, fazzoletti per il naso,
termometro e quant'altro, sciroppi e No. medicine. Intanto ho scritto, sono arrivata a scrivere anche fino alle 2 di notte, quindi veramente mi faccio gli applausi Eroico, da sola. Non so cosa è venuto eroico. fuori, speriamo qualcosa di buono, Ho visto le prime recensioni, devo dire che sembra piacere, insomma. Ecco, ci abbiamo bene. messo dentro proprio questi fattori qua noi, quindi non aspettatevi uno slasher, No. una storia di apocalisse, è una storia di una casa, diciamo così, stregata, non è proprio il termine giusto, in cui ci sono 8 invitati che credono di partecipare a una sorta di evento di Halloween, ma si troveranno invece a partecipare a qualcosa di ben più diverso, ben più pericoloso, a nostro parere interessante, insomma. E la cosa figa, e qui devo ancora ringraziare te, è che abbiamo messo dentro un po' di personaggi che vengono Gli dalla ospiti letteratura, speciali. gli ospiti speciali, che vengono dalla letteratura horror, che li troverete, secondo me, spassosi. Uno in particolare, che ripeto, hai inserito tu, che piacerà sicuramente a chiunque ama l'horror narrativo, insomma. E quindi vi invitiamo anche a leggerlo per questo motivo e farci sapere soprattutto quale di questi ospiti speciali vi ha colpito di più, oltre che tutto il resto. Esatto. Devo dire che il processo di creazione è stato divertente perché scrivevamo un capitolo a testa all'inizio senza consultarci, quindi proprio andando istinto ed è andato bene. E poi verso la fine, verso i 3/4 della storia, abbiamo detto forse è meglio coordinare come vogliamo finire questa novelette. È Perché se no meglio, sì. è meglio sì, ed è venuto secondo me un ottimo finale, con tanto di doppio epilogo, diciamo riservato a uno dei nostri comprimari preferiti della storia. Assolutamente, il mio sicuramente. Ah, lo so, l'hai gestito proprio con amore, con passione, sì, con grandissimo amore. Tanto scoprirete chi è, perché ritorna spesso nei capitoli. E appunto anche alla fine fa la sua comparsata, insomma. E niente, noi speriamo che vi diverta proprio, che vi porti un po' di spirito di Halloween. Halloween. Esatto, Un'avventura oscura. esatto. Ci siamo richiamati un po', come ho scritto anche altrove, un po' anche appunto alle fiabole, certo, alle favole dark. Perdonami. Fiabole è una cosa che da oggi in poi io la dirò di continuo, sappilo. La recuperiamo questa parola, ok? E un po' i vecchi videogiochi horror, non so se tu videogiocavi da ragazzina. Come no, come no. Ecco perché ti adoro, diciamolo pubblicamente. Quindi tipo Splatterhouse, Alone in the Dark, tutti questi. Assolutamente sì. Quindi troverete un po' di tutte queste robe, un po' di libro game, un po' insomma, una roba divertente. E poi, se posso dirlo, se tutto funziona, se il mondo non finisce perché qualcuno lancia bombe atomiche o cose del genere, nel 2023 abbiamo intenzione, piccolo annuncio, di scrivere qualcosa di molto più complesso, insieme, Sì. chiaramente, col brand che vedete lì in alto da qualche Lo parte. vedo, lo vedo anch'io. Oh, perfetto, grande, grandioso. E che sarà appunto un romanzo e sarà questa volta, nelle nostre intenzioni, molto più cupo, molto più horror. Assolutamente sì. Sì. Molto Quindi più cattivo. molto più cattivo perché noi abbiamo voglia di cattiveria, abbiamo tanta cattiveria da sfogare Dentro. dentro, sì, da Esatto. buttare fuori per non implodere, e lo buttiamo fuori scrivendo, che è una buona terapia, secondo me. E niente, tanto fateci sapere se vi piace questo, così noi siamo più stimolati a Ad andare scrivere, avanti. ad andare avanti. Della signorina Sveva, troverete anche qui sotto il link al suo romanzo, che probabilmente però avete già letto. Il link della raccolta di scheletri, storia di streghe, giusto? In cui c'è anche il Sì. tuo racconto. E poi in futuro tu con altri ottimi colleghi comparirai in Kafka Punk, credo di averlo detto giusto, visto che l'ho scelto io il titolo. Fatti. Infatti, e poi magari a gennaio anche un'altra antologia, la butto lì come chicca per chi è arrivato fino alla fine di questo video. E infine, non so se tu hai una presentazione anche del libro, giusto? Io sì, questo fine settimana ad Anghiari, al castello,
alle 19 di domenica 30. Ok. Avrò modo di ripresentare la donna con l'abito nero, sperando che il post-Covid me lo consenta. Ecco qua. Appunto. Nella speranza appunto di essere più in forma di quanto io mi senta oggi, sarò lì con la Darkabis. Tra l'altro in una cornice pare molto bella questo Sì, castello, molto a tema. questo evento di Halloween che insomma sembra veramente una cosa ben congeniata, quindi Provincia sono di molto Arezzo, contenta. giusto? Provincia di Arezzo, Sì, giusto? esatto. Quindi se siete in zona e volete fare un giro, troverete lei col suo libro e la donna con l'abito nero. Ok. Io direi che è buona la prima, no? Come prima puntata del Lost Boy Show, che ricorrerà, avremo tante cose, registreremo spesso e volentieri, trasformerò queste puntate anche in un podcast, così se volete sentirvelo mentre fate passeggiate o cose del genere, potete farlo. Quindi niente, vi invito a seguirci qui sul canale, sui nostri social, un po' ovunque, e se avete dei feedback, taggateci sui nostri social, che a noi fa tanto piacere. Ok? Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi No, qualsiasi. io guarda, innanzitutto ti ringrazio per questa opportunità e soprattutto per aver sopportato cose, insomma, mie, scleri, cose che ovviamente ogni tanto succede, capita, e ecco, grazie che mi sopporti, insomma. Tu sei qui, scrivi con me, registri con me, io non posso chiedere niente di meglio dalla vita in questo momento, quindi figurati, sono io che ringrazio te. Adesso chiudo la registrazione, rimani un attimo online, così ti dico com'è andata. No, scherzo, così ti saluto. Ok? Salutiamo tutti e alla prossima, che non sarà tardi, ve lo diciamo, No, no. sarà breve. Ok?